Allora, vediamo un po' cosa succede in Italia. In Italia, tra il XIV e il XV secolo, si accentra il potere delle signorie nei comuni e nelle città più grandi, che portano alla creazione di stati regionali. Il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Signoria di Firenze, lo Stato della Chiesa, il Regno di Napoli, il Ducato di Savoia, ok? Andiamo a vedere un po' cosa sono questi stati. Stati, insomma. Il Ducato di Savoia parte dai Conti di Savoia che avevano di territorio nord-ovest d'Italia. Il territorio si estende in parte nella zona francese e poi in quella del Piemonte e della Val d'Aosta. Dal 37, 1337, annettono la città di Nizza facendo sbocco sul mare così. Amedeo VIII vuole espandersi verso il territorio italiano e la capitale si trova ancora a Chambéry, quindi in Francia. Pensate che andava da Ginevra, dal lago di Ginevra, fino a Nizza. Erano più francesi che italiani e avevano il controllo di Torino, ok? Però ricordatevi che il Ducato di Savoia è quello che poi diventerà il Regno di Sardegna e che riunirà l'Italia. Il Ducato di Milano invece aveva il controllo di quasi tutta la Svizzera italiana, di un bel pezzo della Svizzera italiana, dell'Alessandrino, della Lombardia occidentale, non di Bergamo e Brescia, attenzione, Lombardia occidentale, di Lodi e di Piacenza arrivava quasi a Mantova, arrivava a Parma, arrivava all'Appennino prima della Liguria, quindi diciamo l'Emilia occidentale, e basta, si fermava lì. Era molto forte economicamente. Si alternano al governo della città due potenti famiglie della Torre e i Visconti. I Visconti come si dice, la meglio e prendono il potere. Ma l'espansionismo di Milano viene fermato dalla Repubblica di Venezia e dagli altri stati con cui confina, perché la Repubblica di Venezia a un certo punto diventa veramente strapotente. Il patriziato locale approfitta della debolezza del governo e proclama la Repubblica Ambrosiana tra il 1447 e il 1450, che dura 3 anni e poi sparisce una volta per tutte. Sforza, Francesco Sforza, viene chiamato al governo e la signoria milanese vive una nuova fase di sviluppo e di primato politico nella penisola, quindi era molto forte all'interno della penisola. Non parleremo dei domini estensi, che sono un piccolo regno tra l'Emilia e la Romagna. Okay, tranne Bologna, avevano tutto il resto, cioè Modena, Ferrara, Ravenna, eccetera. Non parleremo del Ducato di Mantova, non parleremo del Principato di Trento, né della Repubblica di Siena, né della Repubblica di Piombino, né di tutte le altre piccolissime repubbliche come Marchesato di Monferrato, Contea di Asti, Marchesato di Saluzzo, Contea di Tenda, che tra l'altro è minuscola. Contea di Nizza, Principato di Monaco, Principato di Massa, Marchesato di Mantova, il Marchesato di Mantova, scusate, Repubblica di Lucca, Repubblica di Piombino, Principato di Piombino. Parliamo degli altri stati un po' più grossi, cioè la Repubblica di Venezia, che durante il 300 la Repubblica di Venezia aumenta i suoi rapporti con l'Oriente, diventa sempre più ricca e nel XV secolo, di fronte alla potenza dell'Impero Ottomano, dirige il suo desiderio di espansione verso i territori interni perché viene via via scacciata dall'Oriente, e ciò gli consente di avere mezzi economici sempre più forti per sottrarre territori tra Fiumisonzo e la sottomettere territori tra l'Isonzo e l'Adda, cioè tutto il moderno Veneto e la Friuli Venezia Giulia, una parte del Trentino piccolissima e una parte bella grossa della Lombardia, Brescia e Bergamo. Arriva fino a Lodi a un certo punto. Comunque, la Repubblica di Venezia è molto potente, molto ricca. Magari la approfondiamo in un altro momento. I Medici invece a Firenze domina il popolo grasso, quindi dei ricchi, e il potere se lo disputano poche famiglie, tra cui quella dei Medici. I Medici, molto ricchi, acquistano sempre più potere e Cosimo de' Medici diventa nel 1435 gonfaloniere della città, massima carica della Repubblica. Cosimo si limita a mettere uomini fedeli nei punti chiave del potere cittadino e controlla nei fatti il potere garantendo una stabilità politica, prosperità economica e prestigio culturale che fa di Firenze un centro europeo di prima importanza soprattutto nell'arte. Il nipote di Cosimo, Lorenzo il Magnifico, si circonda di artisti, letterati ed intellettuali di prima grandezza e consentono a Firenze di giocare un ruolo di primo piano nel Rinascimento. Ok? Dopodiché c'è lo stato della Chiesa. Tra il Lazio, la Romagna, l'Umbria, le Marche, che era
controllato dal potere papale. Nel 1377 i papi avevano lasciato Avignone di nuovo e si erano ristabiliti a Roma e dovevano un comportamento più mondano che spirituale. Costruivano palazzi prestigiosi e sfarziosi, vivevano in maniera principesca e le risorse che affluivano a Roma permisero la trasformazione della città da una baraccopoli. Oddio, non voglio dire così, però non era conciata benissimo nel Medioevo, non era una grandissima città, ma diventa una splendida corte rinascimentale di marmo come era tanto tempo, la città di marmo come era tanto tempo prima, ecco. Nell'Italia meridionale invece abbiamo appunto il regno delle due Sicilie che passa nel 1309 a Roberto d'Angiò, che nonostante regnasse sul territorio più vasto della penisola non aveva una forza militare autonoma e dipendeva dalle finanze dei Medici, quindi di Firenze, e dei Genovesi. Nel mezzogiorno c'era un sistema feudale che impediva lo sviluppo produttivo e una crescita della società, l'agricoltura era organizzata con il latifondo, quindi vaste aree di terreno, tenuta dai baroni che contrastavano la formazione di un potere centrale. Non c'era il ceto borghese che consentisse di superare l'immobilismo sociale e muore Roberto d'Angiò e fino al 1442 c'è una sorta di crisi e alla fine la corona di Napoli viene posta sul capo di Alfonso d'Aragona, che già possiede Sicilia e Sardegna, unifica il regno che era stato dei Normanni, anche se non riuscì mai ad aver ragione del potere dei baroni. Quindi questo era tutto quello che c'è da sapere sulla situazione più o meno a quel punto. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Mi raccomando, fatemi sapere se vi serve qualcosa, ci sono inesattezze, ditemelo. E niente, alla prossima, ciao.